Ragazzi del web, un salutone da un bacio e bentornati su Satisfactory. Ah, ragazzacci, bentornati nel mondo di Satisfactory e tenendoci ben alla larga da quella zona contaminata dalle radiazioni, ci prendiamo un bel caffeuccio e iniziamo i lavori di oggi. Detto ciò, ragazzacci, questo oggi niente webcam perché il caldo mi ha letteralmente messo in mutande, quindi non mi sembra il caso, ragazzacci, abbiate pazienza. Quindi, dicevo, nello scorso episodio abbiamo fatto un sistema abbastanza stupido per liberarci dell'uranium waste, ovvero convertirlo in barre di plutonio per l'alimentazione delle centrali nucleari e poi buttarlo nel trituratore. Sì, ci sono metodi peggiori. Detto ciò, ragazzacci, quest'oggi lavoreremo alla nostra base per completare un obiettivo molto importante. In uno dei precedenti episodi abbiamo iniziato a caricare l'ascensore spaziale con uno dei componenti finali per quanto riguarda l'ultimo tier dell'ascensore, ovvero le paste nucleari. Paste nucleari che sono particolarmente lente da produrre perché richiedono l'utilizzo dell'acceleratore di particelle e quindi ci vuole parecchio tempo. Quest'oggi vorrei continuare a caricare il nostro ascensore spaziale partendo dal sistema direttore di montaggio. Sembrerebbe abbastanza semplice, si fa nell'assemblatore, richiede solamente due componenti, che però sono 4.000 pezzi in totale. Ora, non che ce l'abbia tanto sui 4.000 pezzi in totale, però è un po' una rottura di Waller. Ma insomma, sono tante risorse. Ci vorrà parecchio tempo, ne siamo consapevoli, cosa ci vuoi fare? L'importante è non spaccarsi le ginocchia, eh? Ok, ce l'abbiamo fatta ad arrivare all'altra parte, perfetto. Direi di sfruttare questa zona qua per procedere con i lavori di caricamento dell'ascensore spaziale. Quindi, molto semplicemente, se mi è concesso, direi di prendere un bel assemblatore. Anche qui mi potrebbe andare bene, magari allineato con quello dietro, poi vediamo il motivo, che ci produrrà i nostri sistemi di direttore di montaggio supercomputer, che abbiamo una posizione alla parte di sotto, quindi scialli, e delle unità di controllo adattiva. Le unità di controllo adattive le prenderemo da questo coso, che però mi mancano le belt. Che sì, ho bisogno di alluminio, porti pazienza, ci dovrebbe uno sbrago là dentro. Allora, l'alluminio è qui, me lo sento, col caspita, qua, eccolo. Me ne diamo qualche stacchino giusto per, poi stiamo a vedere. Tanto quest'oggi siamo alla base, qualsiasi cosa ci manchi non è un problema recuperarla, siamo tranquilli e beati. Quindi, stavo dicendo, le unità di controllo adattivo le prendiamo da lui, dal nostro caro amatissimo produttore. Produttore che deve essere importato appunto sull'unità di controllo adattivo. Il problema delle unità di controllo adattivo è che richiedono dei materiali un po' che sono una rottura di Waller, parliamoci chiaro. Ora, io qui ho già preparato un un coso delle porte, delle pareti, dove poter attaccare delle belt. Ok, qua di sotto ci potremo fare tranquillamente. La vuoi smettere di pigiare i tasti a caso? Ma porco il demonio, scusa, hai pazienza. Uno e due, avanti. Stavo dicendo che qua facciamo così, perfetto, e
ci colleghiamo alla parte di sotto. Secondo me Accio non ci sta. Ce la fai, Ciccio? No, lui ha detto che non gli piace qui il collegamento. Perché non ti piace il collegamento? Scusa, eh. Hai pazienza. Questo? Questo nemmeno. Vuoi scommettere perché è girata? Ci scommetto che ti pare, sai. Beh, sta a vedere, eh. Sta a vedere ora la piglia. Vuoi scommettere? Ecco fatto. Ci avrei giurato. Va bene. Quindi lui, me lo sono già scordato, vuole. Allora, i computer, che non dovrebbero essere un problema. Allora, qui ci abbiamo computer in abbondanza. Quindi, se io gli volessi dare dei computer, potrei tranquillamente. Potrei. Mi ha concesso? Penso di sì. Cosa stai facendo? Computer, mi servi anche te. Usiamo queste belte qua. Ora, se io a te ti faccio fare un gioino così, me lo fai? La risposta è no. E se invece ti faccio fare un gioino un po' più largo? La risposta è sì. Vedi che quando vuoi sei un bimbo bravo. Però te sei un separatore intelligente. Perché io ho fatto in modo che l'overflow andasse. Quindi non ci vuole questo, ma ci vorrebbe un separatore di nastri. Che non mi fai sostituire, vero? Sei un pezzente, sei. Allora, togli questo. E ora divertiti a fare il collegamento preciso della vita, perché sennò poi non ti torna più una ceppa di niente. Col quarzo proprio, eh? Un po' se così ti piace. Oddio, attenzione. Ci mettiamo le V3 però, eh? Perfetto. E quindi questo qua adesso si può collegare qui. Questo lo portiamo. Manca roba. Aspetta! Stavo dicendo, allora, questo ce lo portiamo qua, però aspetta, eh. Allora, direi di arrivare tipo qui, girare così, andare un pezzo avanti, tirare su, e adesso possiamo tranquillamente fare lo stesso dall'altra parte e poi scendere. Ok, sì, ci piace, perfetto. E questo va qua e questo va qua dentro. Eccellente, è un componente, glielo stiamo mandando, che mi sembra cosa buona e giusta. Tu tanto piglia corrente, così almeno pigli robe. Ok? Bene. Componente numero 2 sono i telai modulari pesanti. La mia domanda è: di questi ce ne servono 4.000, quindi abbiamo bisogno di 8.000 di questi. E questi qui sono 8.000 di questi. Considerando che io ce n'ho 3 container pieni, potrebbe essere il caso interessante di magari evitare di prenderli da un'altra parte. Li prendiamo direttamente da lì e festa finita. Sono 3 container pieni, quasi. Quanti ce n'è in uno solo? 2.400. È un container e mezzo. La domanda a questo punto è: ci ho posto io là di dentro per metterci 2 container? Zan zan zan. La risposta è sì, tendenzialmente. Quindi nulla mi vieta di fare così. Qua ci mettiamo uno e due,
Container, sì, perché no? Vabbè, li uniamo con delle belte, invece di metterli uno sopra l'altro, li mettiamo di fianco, che tanto è lo stesso. E questo qui poi lo andiamo a collegare con quella lì. Ora, molto semplicemente, questi li riempiamo a mano, perché tanto più di quelli a me non servono, io sono praticamente a fine obiettivi in teoria, quindi non dovrei avere grosse necessità. Non lo sapremo mai. Quindi de deposita tutto e comincia a prendere un po'. Allora, abbiamo detto che questi sono 2400. Ne mancano 1600. 1, 2, 3, 4. Con un viaggio non ce l'ho fatta prendere tutti, vabbè, ci farò due viaggi, non è un grosso problema. Molto bene, e con questo ultimo viaggio dovrei aver più o meno buttato dentro tutto quello che serve per come secondo componente. Il terzo componente sono le schede a circuito. Ora, qua di sotto sono sicuro al 100% da averci una mezza fabbricozza di scheda a circuito. Ok, o perlomeno delle linee che avanzano roba. Quindi, vediamo un po'. Dove sono? Eccole qua. Perfetto. Queste le possiamo tranquillamente splittare con un separatore. Yes. E poi ce le portiamo laggiù. Ok, e anche il terzo componente sta entrando nel nostro produttore. Ora, visto che è buio questo, non ci si vede nulla, direi di far passare un attimo la notte e vedere di andare avanti. Molto bene, ora che è giorno, vediamo di portargli l'ultimo componente, ovvero il cablaggio automatico. Ora, il cablaggio automatico lo potrei fare con un produttore grazie ai rotori, o meglio, gli statori e i cavi. Ah, interessante. Sicuramente qua di sotto dovrei avere o perlomeno riuscire a portarci questi componenti. Portiamo giù una belt. Ok, perfetto. Ci mettiamo un assemblatore davanti, possibilmente allineato, grazie. Se è possibile, quando vuoi, con calma. Grazie. Sì. Oh. E direi che ok. Poi troviamo anche il verso di dargli corrente a sto coso, eh. Non so da dove, non so da come, però in qualche modo ce la portiamo. Quindi lui deve farmi questi. Ok. Oh, cavi, dove ce l'ho i cavi? Cavi, cavi, scavettame, dove sta il cavettame? Cavettame, 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 non si trova il cavettame. Cavettame, eccolo. Cavettame, ah, vedi, vedi? Vedi il cavettame? Però c'era anche da un'altra parte il cavettame che forse era più pratico. Più consono, più adeguato. E qui ci sono gli statori. No, a quanto pare è l'unica linea di cavettame che ci abbiamo. Ah no, c'è un'altra là di dietro. Ma sono pirla, allora ditelo. Va bene, va bene, va bene. No, 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 ci può stare, ci può stare. Quindi, separatore di nastri. Perfetto. Vediamo un po' se. Io direi di sì. Che ce la possiamo fare, lo facciamo passare da sopra, molto bene, e questo ce lo portiamo là in fondo.
Arrivati a destinazione, gli facciamo fare una curvetta tranquilla tranquilla, tac, l'ho fatto, e glielo buttiamo dentro. E intanto lo spaghettame aumenta. Dalla parte di qua invece potrei far passare gli statori. Statori che molto semplicemente e volgarmente io mi ciulo da qui. Se posso, grazie. E me li porto dove devo. Dovrebbe essere cosa buona e giusta. Ma mi ci passa anche di sotto. Bello liscio liscio, senza troppi intoppi né problemi. Ma che vuoi di più della vita? E invece l'intoppino c'è dalla parte di qua. Sì, vabbè, non è che sia un intoppino poi tanto intopposo. Un pochino mi urta il sistema nervoso, devo dire, eh. Però potremmo provare a mettercelo pelo 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 pelo. Lo tiriamo su. Sì. E poi lo ributtiamo giù. Perché no? Allora, quindi, mo questo lo facciamo curvare e lo portiamo avanti di qua. Ok, e anche questo pezzo di linea lo abbiamo assemblato. Ora l'unica cosa è portarli corrente. Se io da qui molto volgarmente me lo prendo da costì e me lo appiccico qua, io qui posso dare corrente a lui. Top della vita. E lui adesso ci produrrà questi cosi qui che verranno buttati di sopra e caricheranno il robo là. L'ultimo, ma non per importanza, dovrebbero essere, se non sbaglio, i super con... Che ti manca, fio mio? Ah, te ti mancava solo questo e ti stanno arrivando, perfetto, e ci stai producendo questi. Poi ho fatto che li butti qua dentro, eccellente. Hai bisogno di corrente te, però corrente ce la stai avendo. L'unica cosa, devo dare corrente a lui, perfetto. Ah, praticamente manca solo da dare i super computer a questo. Ma easy, ce l'ho qua di sotto. Cosa vuoi di più della vita? Ok, facciamo un pochettino per passare. E adesso da qua ci giriamo, ok, e da qui glielo buttiamo tutto dentro, eh? Dai a vedere. Ale, pronti? Super computer in caricamento. Ora, molto semplicemente, e io ho fatto male i conti, te pareva accidente a me. Però potrei fare una cosa molto easy, ovvero ci mettiamo delle paretine qui. Sì, anche altre due, perfetto. E paretiamo anche sta parte di qua. Per fare un bel lavorino pulito, io ho bisogno di fare una cosa di questo genere. Questo lo giro così, lo metto cosà. Qui ci metto una belt verticale, magari così. Sì. E poi con dei bei supporti a parete ci spostiamo le risorse. Allora, il portare le risorse all'ascensore spaziale, a parte il cadere male nei buchi dell'inferno, è una cosa molto difficile se mi funziona l'overload. L'unica cosa, ho dovuto fare alzare un pochettino qua, eh? Attualmente questo qui io me lo farei attaccare qui così. No, mi sa che uno più un qua. Ok, un po' se... Bravo me.
Ora, questo non serve più. Questo ce lo possiamo portare tranquillamente giù. E da qui ce lo tiriamo avanti fino alla parete. Arrivato qui non mi resta altro da fare che fare lo stesso collegamento che ho fatto dalla parte di qua e dovrei essere a posto, molto probabile. Qui molto semplicemente ci portiamo questo dal lato opposto, da qui lo buttiamo qua. Questo lo possiamo togliere e adesso non mi rimane altro che collegare, grazie, questa robetta qui e questo lo cacci qui dentro così, lo cacci qui dentro così, va bene. Qui l'ho visto, è arrivato, eccolo, grande, ha preso, lo prende, eccolo. Il nostro primo sistema direttore di montaggio. Ne serviranno altri 4.000. Yeah, mi contento, mi felice. Dunque, ragazzacci, siamo a metà linea produttiva per completare l'impiegato del pianeta, la fase finale dell'accesso anticipato. Ci vorrà ancora un po'. Perché gli altri fregni sono un pelino più complicati, mi sa. Tipo questo vuole le batterie e le barre, quelle per fare le robe delle centrali nucleari. Bene, interessante, fa molto piacere ciò, sono molto contento, ma va bene così. E qui invece vuole i turbomotori. Mannaggia a te e a pescettini rossi e verdi. Turbomotori che qui sto facendo, però manca la gomma, manca di ogni bene. Mi stai antipatico, ma ci penseremo in un prossimo episodio. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Episodino sciallo, tranquillo. Episodino di preparazione per il finale. E quindi direi che se anche quest'oggi il video vi è piaciuto, un video di quanti, lasciare un like, commento, condividere questo video con quanti vostri social, di cui tra l'altro datemi in descrizione se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dalla bacio, un po' preoccupato per il completamento dell'ascensore spaziale, che sarà un lavoro DM totale, ma va bene. Un salutone, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao!